Una buona giornata e bentrovati a questa prima edizione del TG6. In apertura la pagina dedicata all'emergenza sanitaria. Oggi è arrivata anche l'ufficialità, l'Abruzzo tornerà zona gialla dal 7 di gennaio, la conferma direttamente dal ministro della Salute Roberto Speranza in una telefonata con il presidente della regione Marsilio. L'Abruzzo ad oggi ha l'indice RT più basso tra le regioni italiane, anche se a onor del vero è l'unica a non essere mai tornata in zona gialla da novembre ad oggi. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. L'Abruzzo dal 7 gennaio tornerà zona gialla. La conferma, oltre che dai dati, arriva anche dal ministro della Salute Roberto Speranza, che ha rassicurato il presidente della giunta regionale in un colloquio telefonico. I dati diffusi nell'ultimo report della cabina di regia certificano che l'Abruzzo è oggi la regione con l'indice di trasmissione del contagio RT più basso d'Italia, pari a 0,65 con una media nazionale di 0,93. Una discesa iniziata dal 18 novembre, data in cui sono iniziate le misure restrittive decise prima dal governo regionale e poi da quello nazionale. In Abruzzo le province che hanno subito il maggior impatto nella seconda ondata e che hanno già effettuato lo screening di massa registrano i valori più bassi, mentre sono Pescara e Chieti ad alzare la media regionale. Una ragione in più, dice il presidente Marsilio, per rinnovare l'appello a partecipare allo screening che dal 2 gennaio prossimo partirà in provincia di Pescara e subito dopo anche a Chieti. Rischio basso e zona gialla dopo la Befana però non devono far abbassare la guardia rispetto ad un inverno che si annuncia ancora lungo e difficile, sebbene l'inizio delle vaccinazioni facciano intravedere la luce in fondo al tunnel. Il tempo è galantuomo, commenta il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, e le misure messe in campo hanno colto l'obiettivo e continueranno a farlo in maniera duratura. Il presidente Marsilio infine esprime il proprio ringraziamento ai cittadini abruzzesi che con i loro comportamenti disciplinati e responsabili hanno consentito di raggiungere questi risultati. Continuiamo, attenzione alla terza ondata, anche l'infettivologo Giustino Parruti invita alla prudenza la cittadinanza per i prossimi mesi in attesa di numeri accettabili per la vaccinazione anti-Covid che partirà in via, diciamo, ufficiale e a pieno regime dal 2 di gennaio. Vediamo il servizio. Siamo a fine 2020, un anno difficilissimo, si comincia ad intravedere però la luce perché è arrivato questo vaccino. Sì, è una vera gioia quello che sta succedendo, questa disponibilità che ha anticipato, diciamo, rispetto a quello che potevamo temere di almeno 2 mesi reali l'inizio della vaccinazione di massa. Quindi questa è una cosa che ci conforta tanto perché chiaramente potremo con un calendario ovviamente molto ben meditato e circostanziato nel più breve tempo possibile raggiungere un'alta proporzione dei pazienti ad alto rischio di sviluppare una malattia in caso di contagio e quindi ridurre fortemente sia gli oneri conseguenti a questa malattia in termini di salute e di mortalità, ma anche la pressione assistenziale. Quindi tutto il sistema si gioverà enormemente di questo cambiamento. Assolutamente sì. Purtroppo nei mesi di maggio e di giugno abbiamo avuto una lunga coda di trasmissione nosocomiale di questa malattia legata giustamente alla mancanza di immunità tra medici e infermieri e alla suscettibilità delle popolazioni fragili delle residenze sanitarie protette ed assistite. Per cui questo dovrebbe essere uno scenario che si modifica rapidamente. Questa è una delle note più piacevoli di questa vicenda. Prima che il numero dei vaccinati riesca a raggiungere un'entità, una dimensione tale da poter consentire effettivamente una riduzione significativa della trasmissione del virus per riduzione dei suscettibili, almeno altri 3 mesi, almeno altri 3 mesi li dobbiamo aspettare. Quindi, nei prossimi 3 mesi, dal punto di vista dei comportamenti di prevenzione primaria, la nostra responsabilità personale rimane del tutto immodificata, cioè la ripresa della circolazione del virus dipenderà dai soliti, tra virgolette, 3 fattori, cioè il numero di situazioni in cui senza barriera le persone possono trasmettere per via aerea, tra queste le scuole, dove quindi bisognerà stare molto attenti.
il numero di circostanze in cui in locali pubblici le persone sono autorizzate a condividere uno spazio chiuso senza mascherina, degli ristoranti ed altre situazioni di questo tipo, e poi il numero di persone che nella condizione di convivenza privata effettivamente segue le regole di distanziamento. Quindi per i prossimi 3 mesi gli effetti sulla macropopolazione dipenderanno molto dalla nostra oramai consapevole, spero, partecipazione a queste misure, cioè quanto più ognuno di noi nel suo piccolo farà quello che bisogna fare, tanto più abbiamo la probabilità che la terza ondata sia spuntata. Secondo lei è giusto riaprire le scuole il 7 gennaio in questa situazione? Allora, se continua a scendere così il numero dei casi di trasmissione primaria, sì, con la maggiore, ancora maggiore responsabilità di sapere che ogni focolaio scolastico rinnesca la trasmissione, quindi diciamo che sono allo studio tutta una serie di provvedimenti di ulteriore e drastica vigilanza sulla trasmissione scolastica. Cambiamo argomento adesso. Il Ministero dell'Ambiente non accetta la sentenza del TAR che aveva giudicato illegittimo l'annullamento della gara d'appalto per la bonifica delle discariche 2A e 2B a Bussi sul Tirino. Sono 3 i diversi ricorsi tuttora pendenti e la bonifica è sempre più lontana. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Bussi sul Tirino, il Ministero dell'Ambiente prosegue la battaglia in sede giudiziaria. Questa è l'ultima puntata dell'anno dell'infinita telenovela riguardo la bonifica di uno dei siti più inquinati d'Europa. Roma sceglie di fare ricorso in Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR d'Abruzzo che lo scorso 3 dicembre aveva dichiarato illegittimo l'annullamento della gara d'appalto che aveva aggiudicato i lavori di bonifica delle discariche 2A e 2B. Quella stessa gara che era stata aggiudicata e difesa contro i ricorsi degli esclusi proprio dal Ministero dell'Ambiente, ma ora questo la disconosce e rinnega. Il ministro Sergio Costa pretende che sia Edison, ritenuta responsabile del disastro, non solo a pagare la bonifica, ma anche ad effettuarla una volta presentato un progetto. La decisione di Roma è giunta all'indomani della lettera spedita dal governatore Marco Marsilio, in cui il 28 dicembre chiedeva a Costa di soprassedere dal ricorso. Una missiva questa a cui il ministro evidentemente non ha dato alcun peso. E di ricorso in ricorso, intanto la Edison si è appellata in Cassazione, ultimo grado di giudizio per accertare le responsabilità del disastro ambientale. Responsabilità che secondo Provincia, TAR e Consiglio di Stato sono tutte della multinazionale dell'energia. E vi è anche un terzo ricorso da dover risolvere, quello della Decdeme, il colosso belga che aveva vinto la gara d'appalto ed era pronto alla bonifica che poi Edison, in caso di conferma da parte della Cassazione, avrebbe dovuto risarcire. Insomma, il 2021 si prospetta un anno di battaglie legali, di tribunale in tribunale, di procedimenti giudiziari e scontri fra istituzioni che non potranno far altro che ritardare ulteriormente la bonifica, bonifica che ad oggi rimane un miraggio indefinito. E il 2021 sarà anche il 13° anno dalla scoperta delle discariche, l'ennesimo anno in cui tonnellate di rifiuti tossici rimarranno seppellite nel cuore d'Abruzzo. Rifiuti che fanno della Val Pescara la zona della regione con il più alto tasso di patologie riconducibili agli inquinanti. Adesso torniamo ad occuparci del bilancio della Regione Abruzzo. Critiche arrivano anche dal Movimento 5 Stelle con Domenico Pettinari che contesta le scelte della Regione e della maggioranza di centrodestra e soprattutto la legge che il vicepresidente del Consiglio regionale definisce serpente. Vediamo perché nel servizio. Il bilancio in realtà da alcune ore ci sono le critiche delle opposizioni, lei in particolare nelle ultime ore ha parlato di alcune criticità, di alcune cose che secondo lei non vanno in particolare in questo bilancio, quali? Ho scoperto che in tarda notte è arrivato questo emendamento che ho definito emendamento serpente perché serpeggia in tarda notte, entra di nascosto. E hanno fatto cosa? Hanno previsto purtroppo a fronte di tagli dell'8% di tutte le voci di bilancio importanti come sociale, sanità, trasporto pubblico, per dirne solo alcune, hanno previsto la
l'aumento dello stipendio del direttore generale dell'ARTA, equiparandolo allo stipendio del direttore regionale, mentre prima era il 70% dei direttori regionali. Hanno previsto la riduzione dal 50% al 30% dei posti letto del pubblico nella residenzialità per anziani non autosufficienti. Hanno previsto la realizzazione di piccoli e medi, possiamo dire, agglomerati commerciali, centri commerciali all'interno dei mercati coperti dismessi, e questo può pugnalare al commercio piccolo di vicinato, e piccolo commercio sicuramente. Poi si sono inventati una sorta di clausola di supremazia: nel dichiarare un'opera da parte della regione di interesse strategico e pubblico, quest'opera andrebbe in deroga ogni tipo di autorizzazione, e quindi si aprirebbe un varco, un'autostrada, chissà quali opere. Secondo me questo potrebbe essere motivo di impugnativa da parte del governo, dichiarare incostituzionale una norma più importante della regione, che è quella stabilità. Qualche giorno fa abbiamo ricordato che si sono anche previsti per il trasporto pubblico regionale, nonostante i tagli, l'acquisto di 6 nuove autovetture lussuose e fiammanti. Quindi si acquistano le autovetture e poi gli autobus si sfasciano, le autovetture molto probabilmente per dare ai dirigenti. Si aumentano gli stipendi, è una regione che ricorderemo solamente per aumenti di stipendi e soldi dati per cose inutili, e questo non va bene. E a proposito di bilanci votati, andiamo al comune di Pescara. Per la seconda volta in 10 anni il comune ha approvato il bilancio nei tempi. Come ha spiegato l'assessore Eugenio Seccia, c'è stato nell'ambito della discussione anche il contributo delle opposizioni. Vediamo. Da poche ore il bilancio del comune di Pescara è in realtà un bilancio approvato prima del 31 dicembre, questa è già una bella notizia. Sì, è per la seconda volta che il comune di Pescara, targata Carlo Masci, approva il bilancio entro i termini di legge senza dover ricorrere all'esercizio provvisorio, dando uno strumento certo per amministrare la città. È stato molto difficile perché è iniziato il percorso di costruzione già da agosto nel 2020, dove c'era uno scenario totalmente diverso di discesa della pandemia. Adesso purtroppo c'è stata un'impennata di contagi, attualmente è un po' di stasi, quindi un panorama ma mutevole, con tante difficoltà finanziarie dovute appunto alla pandemia. Siamo riusciti a chiudere i conti, a far quadrare i conti per la seconda volta. Dato oggettivo è che diciamo i 20 voti a favore della maggioranza vanno a mettere da parte quelle che erano state un po' di chiacchiere, anche diciamo pompate, fanno il loro lavoro le opposizioni per dire che eravamo divisi. Invece questi 20 voti mettono a tacere questo e danno un segnale unico, che è quello dell'interesse del territorio di Pescara e dei pescaresi. Nonostante diciamo i diversi giorni che il Consiglio Comunale si è dibattuto sul DUP e poi sul bilancio, si è raggiunto un'intesa per migliorare quella che è la proposta di bilancio, perché ricordiamo la Giunta propone un bilancio e poi è prerogativa del Consiglio dell'approvazione attraverso l'espressione del voto, che è stato ovviamente contrario dell'opposizione, ma abbiamo accolto alcune loro istanze per poter creare quello che è un clima distensivo e di massima condivisione possibile, visti i tempi, con tutti i consiglieri che rappresentano ovviamente il territorio comunale. Sicuramente abbiamo fatto un bilancio in condizioni che tendono alla normalità, però ci sa, con la variazione di bilancio che eventualmente fosse necessaria, abbiamo lo strumento per intervenire immediatamente. I punti essenziali sono quelli del decoro, il verde con 1.300.000 euro, ovviamente teniamo che sia una città ordinata. Abbiamo stanziato 50.000 euro per la bandiera blu, perché uno dei punti cardine dell'amministrazione comunale è far diventare Pescara bandiera blu per valorizzare il nostro patrimonio, la nostra risorsa principale, la nostra industria principale di città, che è quella della costa. Abbiamo stanziato altri stanziamenti di bilancio, quali Festival d'Annunziano, come lo scorso anno, perché riteniamo che attraverso anche la cultura, seppur ovviamente mediamente ridotto lo stanziamento, rappresentano un brand pescarese che deve essere assolutamente valorizzato. Ci aspettiamo dal governo, durante questo primo semestre dell'anno, che arrivino nuove risorse finanziarie, che liberino quindi risorse proprie del comune da destinare a quelle che oggi sono state gli stanziamenti ridotti rispetto a quelle che erano le aspettative, ma sicuramente siamo positivi per
quel che sono gli sviluppi sia della pandemia che della situazione economica difficile, ma con la quale non abbiamo sicuramente lasciato nulla a caso in questo anno, e l'abbiamo dimostrato governando i conti, chiudendo un bilancio nei tempi utili. Voltiamo pagina. Fondazione Tercas, FAI di Teramo e Museo Mar di Ravenna hanno presentato l'edizione 2020 di Art in Act, quest'anno dedicata ai mosaici antichi e contemporanei. Vediamo il servizio. Un tesoro non più nascosto, quello di Teramo, dove sono conservati strabilianti mosaici di epoca romana. Nella Domus delle Grazie, nella Domus Piazza Sant'Anna, in quella di Palazzo Melatino, in quella dei Delfini e in quella di Bacco. Tutti possono ora visitare i siti tramite un viaggio virtuale elaborato dalla Fondazione Tercas, la Fondazione Cingoli e il Fondo Ambiente Italiano, che insieme danno vita alla nuova edizione di Art in Act. Il tour virtuale permette di rivivere questa esperienza, ripercorrere queste manifestazioni musive nel tessuto urbanistico di Teramo e riscoprire dunque la fase romana della città di Teramo. Dai mosaici più antichi a quelli di oggi. Dal proprio PC o smartphone, infatti, è possibile ammirare anche le 19 opere dei finalisti del GAEM, il premio internazionale del Museo della Città di Ravenna dedicato all'arte musiva. Andremo a comparare i giacimenti musivi della città di Teramo con la loro traduzione di concetti e figure con il linguaggio musivo, attraverso il linguaggio musivo, e l'opera di 15 giovani artisti del GAEM, che invece non saranno soltanto traduttori, ma saranno veri e propri utilizzatori del linguaggio in funzione del concetto, quindi non una traduzione, ma un concetto che nasce in forma di mosaico e dalle due dimensioni, un linguaggio tradizionale di rappresentazione per il mosaico, arrivano addirittura alla terza dimensione, dalla bidimensionalità alla scultura. Durante il lockdown musei e mostre sono stati tra i primi a dover chiudere i battenti. Questo ha dato una spinta alla digitalizzazione e tramite l'innovazione tecnologica che oggi possiamo ammirare opere d'arte anche da seduti sul proprio divano. Non sarà come trovarsi fisicamente in una domus romana o come camminare con l'aso all'insù sotto una volta decorata, ma anche attraverso uno schermo è possibile meravigliarsi dell'ingegno umano. L'innovazione tecnologica applicata all'arte, applicata al nostro patrimonio museale, non è qualcosa di nuovo, da tempo ormai se ne parla, ma purtroppo ha trovato scarsa attuazione sul nostro territorio. Ci piace pensare di aver inaugurato una via che, usufruendo dei finanziamenti del Recovery Fund, potrà sempre più avere successo. È una sfida quella che ci aspetta, una sfida che dobbiamo saper cogliere per poter promuovere adeguatamente il nostro territorio. Siamo arrivati allo sport. Calcio di Serie B in primo piano. Nell'ultima gara del 2020 il Pescara non è andato oltre lo 0-0 col Cosenza. I biancazzurri hanno giocato oltre un tempo in superiorità numerica, ma hanno creato occasioni soltanto nel finale di partita, non riuscendo così a sfondare la difesa dei Silani. Vediamo il servizio. Appuntamento con la vittoria rinviato per il Pescara, che è costretto ad accontentarsi della divisione della posta con il Cosenza dopo 90 minuti combattuti e che hanno visto una squadra ancora convalescente dopo il KO di Chiavari. Ai punti Fiorillo e compagni avrebbero meritato il successo, anche se la prova della squadra è stata al di sotto delle attese. L'Adriatico finisce 0-0. Breda nella formazione iniziale rispolvera Memusciai e soprattutto Seter in attacco, fuori Valdifiori. Il Cosenza praticamente al completo risponde con il 3-4-1-2, in campo l'ex Baez, l'altro ex Borrelli in panchina. Con la direzione di Serra di Torino l'avvio del match vede al quinto un pericolo in area silana con Gutt che su angolo di Memusciai colpisce di testa con una deviazione locale che mette in difficoltà Falcone, che però para. Al decimo punizione di Memusciai e Bocchetti in area di prima intenzione manda la sfera sopra la traversa. All'undicesimo pericolosa la risposta ospite con il tiro di Cone che costringe Fiorillo agli straordinari. Match subito godibile, il Pescara prova a fare
fare la partita, ma l'aggressività e la velocità dei rossoblù creano problemi a Memusciai e compagni. Gara vibrante con al 25esimo una punizione di Lenian Memusciai dai 30 metri, respinta con i pugni dal portiere ospite. La squadra di Occhiuzzi non sta a guardare, visto che al 27esimo Baez chiama all'intervento Fiorillo. Match aperto che si chiude per la prima frazione al 43esimo con il doppio giallo a Bittante, che lascia così i suoi compagni in 10 uomini. Nella ripresa c'è Brian Vera in campo per Carretta. Gli ospiti, seppur in 10, partono all'attacco nel secondo tempo, e con al 9 anche l'infortunio muscolare di Bocchetti, che viene sostituito da Balzano, spinge il Pescara, che al 19esimo trova anche il gol del vantaggio con Galano, che mette alle spalle di Falcone, con l'annullamento poi per fuorigioco da parte del direttore di gara su segnalazione del secondo assistente. Al 23esimo si rivede Seter con un bel colpo di testa che fa terminare il pallone di pochissimo sopra la traversa. Il canovaccio della gara ora è piuttosto chiaro, con il Pescara a cercare il vantaggio ed il Cosenza a proteggere lo 0-0. Alla mezz'ora ultimi due cambi con Memusciai e Jerosinski fuori per Vokic e Nzita. Delfino a trazione anteriore con Breda, che prova a vincere la gara proprio con l'ex perugino, che però al 39esimo si divora il gol dell'1-0 davanti a Falcone, mandando il pallone incredibilmente al lato. Si arriva così nel finale di gara con i calabresi tutti in difesa a proteggere il pari, e con Valdifiori che al 43esimo chiama alla deviazione in angolo il portiere del Cosenza Falcone. Poi 4 minuti di recupero con la traversa di Gut proprio allo scadere, e poi la punizione sull'esterno della rete di Vokic al 94esimo a certificare il misero punticino all'attivo per il Pescara, che dopo il Brindisi per l'arrivo del nuovo anno tornerà in campo il 4 gennaio sul campo della Reggiana. Mantenere una certa brillantezza per tante partite giocando ogni 3 giorni non è mai facile. Credo che siano partite poi anche praticamente complicate, perché il 3-0 fatto subito contro l'Entella, logico che ti ha tolta un po' di tranquillità. E in ogni caso questa è sempre la miglior difesa del campionato. Ha fatto 14 punti solo fuori casa, perché in casa non ha mai vinto. E il trend va avanti da dopo il lockdown. Quindi è una partita che fuori casa, è una squadra che fuori casa fa meglio che in casa. Hanno degli automatismi che ancora non abbiamo. Gli automatismi che, se poi tu non hai appunto una brillantezza, perché veramente abbiamo fatto 6-7 partite ogni 3 giorni, spesso con gli stessi giocatori, è logico che poi dopo ancora di più vai in difficoltà. Credo che la squadra abbia provato a vincere, la dimostrazione all'ultimo quarto d'ora, perché insomma, hai creato un gol annullato per poco, hai preso una traversa, hai avuto con Zita un'altra occasione importante, e anche all'inizio della gara con Gallano hai avuto un'altra occasione importante. Quindi credo che non è che tante volte perché si chiama Cosenza sia più semplice delle altre. La partita che abbiamo sbagliato era quella con l'Entella, non questa. Questa viene un po' frutto, è figlia di quella partita dove, se tu magari fai gol al 90esimo, dici una squadra che poi ci tiene, ci prova fino alla fine. E loro hanno una caratteristica che cercano tutti i giocatori di gamba, e quindi sono sempre squadre che anche a buttare la palla avanti, se non sei messo bene con le attenzioni giuste, con le marcature preventive giuste, magari rischi anche di piare delle ripartenze. Certamente c'è da migliorare da tutti i punti di vista, però credo che come impegno, come voglia di fare la partita, i ragazzi, almeno io personalmente, non riprovo nulla. Serie C adesso, quello del Teramo è stato un 2020 contrassegnato da alti e bassi. 3 allenatori, un playoff durato solo 90 minuti e un avvio di torneo 2020-2021 inaspettato, col finale che tuttavia ha registrato una frenata. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. 27 match, 3 allenatori, un inizio discreto, una fine stentata, in mezzo lo stop, un playoff flash, un avvio folgorante che aveva illuso molti su quello che poteva essere un torneo di vertice. Il 2020 del Teramo si chiude con la conferenza stampa di Iachini, che ha tracciato un bilancio economicamente stentato della società, che ha incassato meno di quanto si aspettasse. Tornando al campo, dalla vittoria di gennaio con la Sicula Leonzio alla sconfitta col Bisceglie, quello biancorosso è stato un anno con alti e bassi, perché si era aperto con
una potenziale rincorsa verso le parti nobili di una classifica che nella stagione 2019-2020 aveva la Regina al posto che attualmente occupa la Ternana. I tre punti con i siciliani, con l'Avellino e il Catanzaro avevano fatto pensare ad un'accelerazione stoppata dalla Cavese, ripresa con il Rende, prima degli stop con Viterbese e Monopoli che costarono la panchina a Bruno Tedino, sostituito da Cetteo Di Mascio. Il tecnico pescarese, promosso dal settore giovanile, ha avuto solo poche opportunità. Al successo di Rieti all'esordio fece da contraltare la battuta d'arresto col Potenza, il pari di Pagani e la sconfitta contro la Virtus Francavilla, prima del lockdown, dello stop dei campionati, ripresi soltanto a fine giugno con lo scontro di Catanzaro nel primo turno playoff. 0-0, eliminazione e tutti in vacanza pensando alla stagione prossima, che si era aperta con l'arrivo di Massimo Paci, un precampionato non di certo esaltante, come invece sarà l'inizio del 2020-2021. Diavolo subito in palla e sorprendente, oltre che col Palermo anche con Bari, Monopoli, Juve Stabia e Catania. In mezzo il passo falso, ancora a Catanzaro, e la parte finale di un 2020 condizionata dalla battuta d'arresto di Terni, dura ancor più del risultato e che qualche strascico lo ha inevitabilmente lasciato, se è vero come è vero che da lì in poi il Teramo non ha saputo più vincere. In mezzo, giocatori scoperti come Diachité, altri esplosi definitivamente come Santoro, ma sullo sfondo sempre quella richiesta a istituzione e territorio di un ausilio che Iachini reclama e che stenta però ad arrivare. E allora il contenimento dei costi del mercato estivo, se non si troverà chi è disposto ad entrare nella compagine societaria, rischia di diventare ancor più pronunciato quando si apriranno le liste a inizio 2021. Nel frattempo, con Santoro e Diachité vicini al Sassuolo, il caso Piacentini e i rinnovi ancora tutti da discutere di molti componenti della rosa saranno i temi in avvio, così come quelli di Paci e Federico. Il 9 gennaio però c'è l'Avellino e i 27 punti attuali, benché consentano ancora di essere in alto, non sono più un bottino blindato come qualche settimana fa. In Serie D il Pineto ha presentato le nuove divise che hanno anche degli accenni alla Torre del Cerrano, ma non solo. Nella conferenza stampa online presenti anche coloro che hanno disegnato le maglie con cui la squadra di Amaulo scenderà in campo nelle prossime partite. Il presidente del Pineto, Silvio Brocco, ha anche fatto il punto sul campionato e sul nuovo protocollo per la Serie D. Vediamo. Sono maglie uniche che nella storia del Pineto non hanno mai vestito i nostri giocatori, a partire ecco, dalla maglia blu e azzurra, che l'abbiamo fatto esordire questa maglia a Vasto, che purtroppo non come risultato, però è stato bellissimo come scenario cromatico, dove l'abbiamo visto per la prima volta i nostri giocatori indossare questa maglia. Prima di questa però dobbiamo dire che a Salò contro il Feralpi Salò, squadra di C, abbiamo indossato la maglia che riproduce bianca, che riproduceva anche stilizzata la Torre di Cerrano. E questa è una maglia affascinante per il nostro territorio, per la nostra storia, ed è piaciuta molto anche ai dirigenti del Feralpi Salò, che hanno ammirato molto, hanno apprezzato molto il lavoro della Errea, la società diciamo di abbigliamento sportivo, che ha sposato questo progetto e ha realizzato queste maglie. Quindi tant'è che questa maglia io l'ho mandato a loro ed è stato molto gradito. Per riguardo il protocollo, mi è arrivato, però non sono riuscito per i miei impegni a leggerlo bene. Se quello che attualmente c'è è che almeno 72 ore prima ciascun giocatore di ciascuna squadra deve seguire il tampone antigenico fluorimetrico, cioè quantizzando la negatività del tampone, no? Per sfortuna la positività. E per quanto mi riguarda me, nella mia professione, diciamo che il Pineto, il Giulianova, il Notaresco, il Castelnuovo, la Vastese fanno capo al mio laboratorio su questo e quindi ho semplificato a loro il protocollo proprio di screening dei giocatori per quanto riguarda i tamponi Covid. Tant'è che siamo già d'accordo per
Mi ha telefonato il presidente del notaresco, l'amico Salvatore, perché domani viene il notaresco in laboratorio a fare i tamponi per avere, come dire, una preparazione tranquilla, tale che se ci dovesse essere qualche ragazzo contagiato si possa allontanare ed evitare che ci sia un contagio di massa, come purtroppo è successo alla Recanatese. Poi, ecco, siccome riprendiamo il 6, il 4, lunedì 4, dobbiamo ripetere i tamponi a tutti. Ripeto, io come solidarietà sportiva ho dato la disponibilità, chiaramente della mia struttura clinica, per eseguire questo, quindi semplificando a loro moltissimo la vita. Dove mandiamo immediatamente i dati sia alle società sia alla piattaforma regionale per quanto riguarda i protocolli sanitari. Io mi auguro che al di là delle nostre divise, delle maglie che sicuramente fanno la loro parte, mi auguro che la squadra risponda bene a quelli che sono i nostri progetti, le nostre aspettative. Il Pineto ogni anno cerca di fare squadre ogni anno competitive, a volte ci riusciamo un po' di più, a volte di meno, ma io non mi lamento perché il calcio è così, non c'è nulla che puoi progettare in termini di vincere un campionato. La prima edizione del TG6 termina qui, il prossimo appuntamento è alle ore 19, i nostri servizi sono on demand sul canale YouTube, sul sito tv6.it, sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona giornata e soprattutto di un buon anno nuovo.